Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video di Filippo 074. Oggi è un grande giorno perché finalmente proveremo sul canale il mio nuovissimo brother Mr. P, l'ho trovato nel cesto opening che potete vedere qui davanti. Allora, eccolo qui. Ho aperto tutta questa roba, tutto quanto il pass, più questa roba qui del cammino dei trofei. Purtroppo ho trovato solamente un brawler e un gadget, ma è anche normale perché mancano solo i leggendari e i mitici. Oggi ragazzi, vabbè, io l'ho già provato un pochino, insomma, perché se trovi un nuovo brawler lo devi provare prima o poi, no? E l'ho anche potenziato al 9, perciò questa è una cosa molto buona. Adesso lo andremo a provare in solo. Io direi di iniziare a fare qualche partita, faremo insieme tipo 3 partite e poi basta. Ok, direi di iniziare allora. Vediamo subito una Iris qui. Vediamo. Che non si muove. Non era un trucco, però alla fine si è mosso. Vediamo. Non ho power up purtroppo qui nelle circostanze. Ragazzi, non credo che andrò a scioccare gente più perché voglio venire al prossimo passo. Addirittura sembra un po' meglio. Prendo i power up. Ok, ce ne abbiamo due. Abbiamo una Maxine qui vicino. Maxine. Maxine. Ok, non c'è un attacco per miracolo, che proprio questo. E questo segno ci fa male. Ok. Ma intanto la base dei cecchini e bottini, perché non c'è più danni importanti, dai che se ne muore. No! Dai, che sfortuna, vabbè, non fa niente, quanto passo ormai. Non è più serio, finalmente ragazzi, sono veramente contento di fare questo video perché volevo provare Mr. P, volevo portarmelo almeno al grado 20 e ho dovuto aspettare un po' di tempo, insomma, perché non ho avuto il tempo di fare video eccetera, no. Ma adesso state tranquilli, stiamo registrando questo video e porterò anche Mr. P al grado 15 o magari 20, insomma. Non credo che arriverò al 20 in tempo, che qui intanto sto facendo un casino. Comunque è abbastanza forte, però a livello 1 non mi sembra un granché. Dovete portarlo almeno a livello 6 per farlo diventare parecchio forte, perché ai primi livelli non è abbastanza. Ok, qui facciamo questo due spazi. Ok, abbiamo 4 power up. Adesso riusciamo a prendere il quinto. Mamma mia, Gelindo quanto è forte. Ok, ok, non c'è. Ok, siamo in 5. Siamo in 4. Un Gelindo che ha troppo paura. Un altro Gelindo. Ok, qui dovrei riuscire a prendere. Oh, grande kick. Oh, invece no, non sono morto perché sono lontanato. Io direi di abbassare un po' il volume. È già bassissimo. Ok, allora, non ho visto dove sono andati i facchini robottini. Adesso dovrei... Ok, vediamo dove va il prossimo, va? Vediamo, dai, dammi un facchino. Ah, ecco. Abbiamo Gelindo e Gale, quindi siamo messi fuori. Avevamo 3 Gelindi contro, Ligulino e Piper. Ok, la base dei facchini, ok, Piper ci fa un male assurdo, quindi poi questa trattina, cioè mi hanno chiuso in un po' meno. Mi hanno chiuso, non c'è niente. Ok, io direi che possiamo provare a risalire. Vediamo, tanto poi il gioco già ancora. Vabbè. Tra un po' facevano teaming, vabbè, ok, più 7. Grado 6 per Mr. P, io direi di fare l'ultima partita. Mr. P intanto ho un botto di raddoppia gettoni, addirittura altri 1200.
Ok, se vedete la notifica del brawler, non è Mr. P, ma è il nuovo gadget di Jesse che ho trovato in una cassa enorme. Poi, se ci riesco, vi metto la clip su YouTube. Ok, direi di fare l'ultima partita. Vediamo. Vediamo se la fortuna. Almeno io direi di concludere con un primo posto se ci riusciamo. Però, dato che Mr. P è mitico, troveremo avversari forti per forza. Perché più è raro un brawler, più trovo avversari forti, ecco. Ad esempio questa Iris mi pare abbastanza forte. Anche perché Iris è illegale. Iris anche a livello 1 è fortissimo. Tra l'altro, regà, io ho la skin di Iris, la faccio, credo che ce l'avete anche voi. Questa è persa. Perché il girone è troppo forte. Mamma mia, oh, ma depotenziato a questo. Comunque la skin di Iris mi pare un po'. Insomma, è bella, per carità, però non mi fa impazzire. Poi fatemi sapere se l'avete fatta. Ok, dai che Gelindo magari muore. Se dovessimo morire Gelindo, beh, sarebbe una gran cosa. Perché ci dà un botto di power up. Poi a quel punto, ma vabbè, oh, ma io voglio. Vabbè. Fa niente, raga, perché era troppo difficile. Vabbè, più 3. Quindi in totale abbiamo fatto 15 drop in 3 partite, che vanno a dire bene. Ok, allora. Questo brawler mi piace parecchio. Il problema è che, dato che ha, diciamo, cioè, veramente poca vita, muore dopo poco tempo. Però, raga, Mr. P è buono. E detto questo, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!